bolli un attimo e viene fuori la partita che per noi dà fastidio. Abbiamo avuto in effetti 10 minuti del secondo tempo un po', non lo so se un calo mentale, ho un po' di paura subentrato, o soprattutto appunto come dicevi tu, il fatto di aver fatto due gol nel primo tempo, quello ti è una cosa inconscia, ti può fa un po' rilassare. Nel calcio questo è improponibile, non si può fare perché non perdona. Però nonostante tutto poi c'è stata una grossa reazione, la squadra è ritornata a quelle del primo tempo, no? Perché secondo me abbiamo fatto il primo tempo straordinario anche oggi. Purtroppo dispiace, perché comunque vada avevamo recuperato poi una partita difficilissima, perché abbiamo trovato una grande sangiovannese che sapevamo, nonostante gli mancassero anche dei giocatori importanti. Tra l'altro avevo voglia anche di incrociare il mio amico Gianluca Nocentini, che però aveva avuto paura di me e si è fatto squalificare. A parte gli scherzi, insomma, è stata un'assenza importante anche quella di Nocentini. Noi siamo stati così come Missaglia per noi. Sicuramente dopo aver pareggiato una partita del genere possiamo prendere gol, ma non in un contropiede. No, è assurdo dopo due minuti prendere, dopo la fatica che abbiamo fatto.